sto entrando in ospedale, vengo su. Sono il dottor Nicola Mumoli, primario delle medicine di Magenta e di Abbiate Grasso, responsabile dei reparti Covid dei due nosocomi ospedalieri. Sono qui a raccontarvi l'esperienza veramente tragica, l'esperienza pandemica del Covid. Voglio raccontarvi quello che è successo in questo anno e due mesi. Io da bambino volevo fare tutt'altro. Volevo fare il pescatore quando ero bambino. La passione per la medicina nasce durante il liceo, perché devo dire che a quei tempi le materie classiche non mi piacevano tanto, e avendo fatto biologia al penultimo anno di liceo mi appassionò proprio il corpo umano, e da lì ebbi la curiosità forte e attraente di studiare e di curare l'uomo. Io sono venuto qua nell'82, nel fatidico anno 82, perdendo anche i mondiali contro l'Italia, e non è scelta di fare il medico, per me era la scelta di fare il chirurgo, era diverso. Siamo noi considerati in ortopedia, diciamo, gli artigiani, e mi ha sempre affascinato di lavorare con i mezzi meccanici, per quale motivo io ho scelto l'ortopedia. Aiutare gli altri è stata sempre una cosa che mi ha caratterizzato fin da piccolo. Non c'è stato un momento preciso da bambino quando ho deciso appunto di voler fare il medico. Ho sempre abitato abbastanza vicino all'ospedale, quindi vivere la medicina è stata sempre una cosa che fin da piccolo mi aveva colpito. Ho scelto di diventare infermiera quando ero in età adolescenziale, perché ho partecipato ad alcune iniziative di volontariato e mi era molto piaciuto quel senso di solidarietà e di attivazione comune. Non mi aspettavo di rivivere una pandemia, che avevo studiato solo dei libri appunto anche di medicina, per cui è sicuramente stata da un certo punto di vista molto stimolante anche a livello professionale di crescita umana. Ha coinvolto tutti quanti, ha completamente stravolto la nostra routinarietà. L'episodio più brutto che posso raccontare, secondo la mia esperienza, è stata naturalmente la prima morte di Covid che abbiamo avuto nel reparto l'anno scorso, quando la pandemia è iniziata anche nel nostro territorio. Era il primo marzo e già il 4 marzo abbiamo avuto purtroppo il primo deceduto. Ero già terrorizzato quando accaddero gli episodi di Codogno, e purtroppo io, per motivi familiari, sono dovuto andare a Firenze, e mi ricordo che i miei collaboratori e i miei coordinatori mi chiamarono, perché fu ricoverato appunto il primo paziente il primo di marzo con un forte sospetto, perché aveva la polmonite e la lastra faceva pensare a qualcosa di molto pericoloso. E mi ricordo, si fu fatto il tampone la mattina, la sera io ricevetti la telefonata mentre ero a Firenze, e il mio coordinatore mi disse: Nicola è positivo al Covid-19. E sono ritornato subito a Magenta prendendo il primo treno. Il ricordo più brutto di quest'anno sicuramente dal 24 di febbraio 2020, quando ci hanno convocato in regione con la non conoscenza dell'entità di questa pandemia. Ci hanno chiamato al pomeriggio, alla sera, siamo andati tutti i sindaci della regione, quindi noi della provincia di Milano e via, eravamo in presenza, e poi c'erano i collegamenti di tutte le altre province, e già quella sera si è capito che insomma c'era qualcosa che non andava, che la situazione sarebbe potuta diventare grave. L'8 marzo 2020 a Corbetta facevamo due iniziative addirittura, no? C'era un coro in chiesa e un'iniziativa per premiare le associazioni sportive nella nostra sala polifunzionale. Mi ricordo che già quella sera eravamo in contatto con l'assessorato al welfare di Regione Lombardia, perché stava per scoppiare questa bomba. Sì, la giornata che ha cambiato un po' il nostro modo di essere, il nostro modo di vivere, è quella in cui ci siamo trovati di fronte a una chiusura inaspettata, imprevedibile, di tutte le nostre attività. La prima impressione che ho avuto è: adesso cosa dobbiamo fare?
perché è una situazione talmente nuova. Essendo io membro comunque del Dipartimento ANCI Cultura Sport Olimpiadi Milano Cortina 2026, ero per l'appunto in Valtellina per i due appuntamenti con il sindaco di Bormio e con il sindaco di Livigno, quindi pensando al marketing territoriale, al turismo. E ricordo la conferenza stampa delle 4 del mattino, assolutamente vista in diretta e in chat con gli altri sindaci del piano di zona, proprio per capire che cosa avrebbe dovuto succedere. Un sabato sera avevamo il locale pieno, naturalmente di pandemia non si parlava ancora, è stato un po' come, che ne so, una dichiarazione di guerra, chiudevano le regioni, bisognava andare a casa prima, fino a quando poi la domenica ci hanno chiuso definitivamente e da lì è iniziato un po' il calvario del nostro settore. Avevamo il carnevale, eravamo ancora lì che non sapevamo se potevamo fare la sfilata, non potevamo farla, non avevamo capito che durava un anno, due anni, pensavamo che ancora, ok, un attimo, stiamo qui, però lo faremo, insomma, se non è questa settimana è quella dopo, poi si rifarà la sfilata e la cena, e invece non è andata così. Quindi voleva dire lunedì niente mercato, niente negozi aperti, niente bar, niente di niente, quindi le associazioni di categoria che chiamavano, i commercianti che chiamavano, i cittadini stessi, le scuole. Nessuno aveva anche la contezza di cosa sarebbe poi successo. E quindi con la paura, insomma, di un anno e mezzo fa si diceva coronavirus e si pensava di morire. Quindi la paura iniziale e con la difficoltà di reperire mascherine e dispositivi. Degli amici della Cina ci hanno regalato 80.000 mascherine, non 8.000, 80.000 mascherine al comune di Mesero. Era un periodo in cui non c'erano mascherine nella prima fase, noi avendone avuto 80.000 ne abbiamo regalate 5.000 a tutti i comuni del nostro piano di zona. L'8 marzo 2020 è stato per noi, diciamo, una prova di maturità, perché non potevamo rimanere chiusi. Io scrissi, mi ricordo, all'allora Presidente del Consiglio Conte, facendo presente qual era l'attività della mia azienda, facendo presente il fatto che noi fornivamo indumenti di protezione, quindi la protezione biologica in quel momento era, e come adesso, richiesta ai massimi livelli. Ebbi una risposta dall'Ufficio di Presidenza che mi confermava appunto il fatto che potevamo rimanere aperti. Lì era una vera e propria sfida, perché lavoravamo in un clima paradossale, assurdo. Arrivavo in ufficio e non c'era nessuno in giro. Era veramente come i film apocalittici che si vedono per tutta realtà. Per cui i mesi di aprile, maggio, furono dei mesi molto concitati, perché avevamo la produzione al massimo. Avevamo i clienti che avevano necessità di avere indumenti, non ce n'erano sul mercato, c'era molta paura, molta confusione. È stato all'inizio difficile. Ci vestivamo, quindi vuol dire che ogni volta, ogni servizio, mettere camice, mascherina, protezione occhiali, cosa che prima facciamo solo in casi particolari, in casi di infettivi. Era un susseguirsi in servizio tra l'altro, quindi pazienti con difficoltà respiratoria, con febbre, dispnea e portavamo via parecchi pazienti con difficoltà respiratorie, malati di Covid, poi scoprivamo. Vedevo tutti i miei colleghi indaffarati nelle loro attività, sempre più cupi e sempre più concentrati su quello che bisognava fare. E noi che con le vaccinazioni cercavamo in qualche modo di andare avanti a vaccinare, perché non si volesse mai ad una pandemia di livello mondiale si sovrapponesse anche un'infezione, non so, di morbillo piuttosto che di altro tipo di malattie infettive. Il più brutto ovviamente è quando a un collega chirurgo viene chiesto di non fare più il chirurgo. Molti di noi si sono trovati a fare un lavoro in un'area clinica diversa da quella conosciuta e hanno dato il meglio di sé. Il primo paziente magenta, anche lì è stato singolare perché
Noi abbiamo avuto i primi malati chiaramente all'ospedale, solo che l'ospedale ha i malati ovviamente di tutto il territorio, quindi la prima grande incertezza, il primo grande panico, per cui appunto non si capiva chi fossero e quanti fossero contagiati a Magenta, fino a che non è stato chiarito che l'ospedale era un capitolo e che invece i contagiati della città erano tutt'altro capitolo. Poi ovviamente è toccato anche a Corbetta e noi stavamo aspettando, abbiamo detto eccolo, ci siamo, cerchiamo di aiutare la persona perché si trova dove stare in casa, in quarantena, una cosa che non avevo mai visto in Italia, almeno per quanto le persone della mia età insomma non si ricordano di essere stati in quarantena, quindi aiutare la famiglia, aiutare le persone e essere rigidi sull'isolamento. Avendo anche a Vietegrasso una popolazione molto anziana, direi che il momento più brutto e più pesante è stato quello in cui vi erano coinvolti tanti nostri cittadini che veramente erano molto a rischio. Il sentire le telefonate delle famiglie, delle persone che avevano un proprio caro in ospedale, quindi a un certo punto il proprio caro, il proprio papà non respirava più, è arrivata l'ambulanza, l'ha portato via, loro erano in quarantena, non hanno più avuto notizie del papà, qualcuno purtroppo ha avuto notizie solo del decesso, non ha potuto neanche partecipare al funerale. Con questo mi chiamavano anche per capire se riuscivo io ad avere notizie del proprio caro in ospedale. Di episodi veramente tristi ne potrei raccontare tanti, perché abbiamo avuto intere famiglie distrutte dal virus, da avere nella stessa camera papà, mamma e figlio e vedere morire purtroppo sia il padre che la madre, lasciando proprio il figlio da solo senza genitori. Questo è veramente quello che succede con il Covid-19. Il momento più brutto di quest'ultimo anno è indubbiamente quando sono stato ricoverato anche io. Il non poter avere vicino la mia famiglia ed essere comunque ricoverato in un reparto dove, insomma, se arrivi lì è perché c'è la necessità di curarti in un certo modo, effettivamente ti fa riflettere su tante cose. Avendola provata personalmente, so perfettamente quale sia l'angoscia anche delle persone che sono a casa e il perché le persone che sono a casa effettivamente stanno male almeno tanto quanto le persone che sono ricoverate. Devo dire sinceramente ho avuto paura, anche perché sentivo di non avere la situazione sotto controllo ed è una brutta sensazione. Ce l'avevo fatta a non prendere il Covid durante la prima ondata, tra i sanitari ancora non c'era il vaccino, il rischio di prenderla nella seconda ondata era molto molto alto. Facendo sempre il solito lavoro, che era quello di essere presente tutti i giorni in reparto, la sera ho iniziato ad avere tosse, raffreddore, pensi sempre di non aver preso il Covid. Poi il secondo, il terzo giorno, quando ho presentato alterazioni del gusto e dell'olfatto, e allora lì ho detto veramente a questo punto ho il Covid. Poi la febbre e il tampone positivo e il resto è storia. Buongiorno. La signora ha letto 19.
non l'avete segnata perché non è ancora il casco, la maschera di Ventura è il 50%. Lei l'abbiamo pronata? Stamattina l'ho trovata che saturava 90-91 perché se l'era appena tolta. L'ho pronata, l'ho convinta a tenere la mascherina, arrivata a 96-97. Perfetto. Va convinta un attimino. Una carrozzina che portiamo la signora Lizia dal marito. Niente, dimmi tutto. Volevo se metti con la bustina di cardirene dentro il bicchiere con un dito d'acqua. Covid tramite mio figlio, che mio figlio ha voluto fare una bravata con gli amici, è uscito una sera per andare a fare, diciamo, una festa in compagnia e l'ha portato a casa, ha pensato di portarlo a casa tutta la famiglia. Io lavoravo in una famiglia, loro sono di male, hanno fatto il tampone e lui è positivo, lei dopo pure si è fatta era positiva, io dopo dei giorni non sono andata più al lavoro. Rimasta a casa e poi... Subito abbiamo prenotato il tampone. Subito abbiamo fatto il tampone. Tutte e due positive. Diciamo che io so come ho preso il virus, perché l'ho preso sul luogo di lavoro mentre stavo pranzando. Io lavoro in un ufficio bancario, per cui nonostante i plexiglass e quant'altro abbiamo una piccola saletta dove mangiare. Il mio collega ha incontrato una persona che poi è risultata positiva in ambiente extra lavorativo, ha portato il virus all'interno della filiale e da cosa nasce cosa, sono stato contagiato io e il mio direttore. Sono appena tornato dalla Svizzera dopo 30 anni, vivo a Sedriano e ho preso il Covid, l'ho preso in casa, l'ho preso da una collaboratrice e che l'ha attaccato a mia moglie e poi mia moglie l'ha attaccata a me. Ho fatto un periodo a casa che facevo fatica persino a fare le scale. Da quando facevo le scale non ce la facevo più, mi dovevo sdraiare nel letto perché non stavo in piedi. Ho capito perché con l'andare del tempo cominciava la respirazione cominciava ad essere affannata, facevi fatica nei movimenti, eri rallentato in tutte le maniere, anche con la testa non eri lucido. Ho avuto qualche giorno di febbre a casa e poi dopo mi sono reso conto che non stavo bene e mi sono andato obbligato a venire in ospedale. Metti piede a terra e mi trovo per terra, l'ho trovato un po', non lo so neanche io. Dopo, verso mezzogiorno, arriva la dottoressa perché io non già facevo più a respirare. Viene, mi visita, scende giù, chiama mia figlia e chiama l'ambulanza lei stessa. Dopo ho dovuto ricorrere qui in ospedale, sono arrivato in condizioni abbastanza precarie. Alla fine ho dovuto chiamare l'ambulanza perché non riuscivo più a respirare e mi hanno portato dentro. Da quando mi hanno attaccato l'ossigeno ho cominciato veramente a migliorare. Io non avrei nemmeno mai pensato di poter prendere una polmonite a 30 anni, eppure l'ho presa. Adesso fortunatamente sono qui. Loro mi stanno dando il cortisone, mi stanno dando l'ossigeno e bene o male sto recuperando. È molto debilitante, ti toglie l'appetito. In realtà la cosa che più mi ha segnato non è stata tanto la malattia in sé e la prima manifestazione di sintomi, è stato l'impatto psicologico, perché inizi a farti delle domande, inizi a chiederti ma perché se sono stato attento proprio io l'ho preso. Ecco questo per cos'è,
è una roba subdola che non te ne accorgi, ti arriva, ti ammazza a volte ti, ti debilita. Questo è, senza che tu te ne accorga. Come sono arrivato, mi hanno messo subito a pancia in giù per aiutare a respirare, poi mi hanno messo il casco e sono due giorni che lo alterno, lo tolgono un po' e me lo mettono alla sera. Adesso come adesso sto iniziando a andare bene. Mi sarebbe di più piaciuto paradossalmente dirvi: sono stato un cretino, sono stato un coglione, sono andato a fare una grigliata in 50, ho preso il Covid. E invece no, sono stato un cretino, sono andato a lavorare, sono andato a mangiare, eravamo in tre colleghi e ho preso il Covid e l'ho portato a casa. Arrivi al momento che anche respirare diventa un problema, cioè diventa proprio faticoso, diventa... non sai come fare per avere le forze per respirare, per reagire, perché cerchi di reagire ma non ce la fai. Purtroppo la prima sera che sono entrato ho visto una persona di fianco a me morire di Covid, era una persona anziana, però purtroppo non ce l'ha fatta. Brutta, ce l'abbiamo messa brutta, la stessa sofferenza. Quello del casco è una cosa micidiale, non ci salva la vita. Si ricorda che quando succede che non riesci a respirare, i pensieri sono tanti, cose. Praticamente uno si vede correre la vita davanti agli occhi. Hai avuto paura di morire? Ma a dire la verità sì. Sì, perché, le ripeto, come... ti vedi passare la tua vita in un attimo, cioè poi pensi a chi, alle persone che hai, pensi alla famiglia, al nipotino, pensi a tante cose, allora ti fai subito forza, riesci a combattere la cosa. Io l'ho potuto vivere sulla mia pelle, il fatto di avere la mia ragazza in casa e non poterle dare un abbraccio, cioè ancora adesso mi fa venire... scusate, una... Non si preoccupare. Per me ci vorrebbe una persona che ti viene vicino, ne parli, ti consigli, come se fossi una persona, come sto parlando con lei. Allora sì, allora forse equilibri un po' la mente, il corpo e cominci a capire come portarti avanti. Perché se vuoi fare da solo non ce la fai. Questa è una cosa molto importante. Io rispetto a Mario, diciamo che non ho avuto paura di morire, però non me la sono passata bene tutto lì. Perché sono entrato che comunque ero ancora cosciente, respiravo affannosamente ma respiravo. Io ho avuto paura, sì, per me, perché infatti ho sviluppato anche una forma d'ansia, ho avuto due attacchi di panico per tutte quelle che potevano essere le complicazioni. Oggi ho saputo che la mia ragazza è positiva e che l'ha preso da me e io, cioè, non è assolutamente bello. E non lo auguro a nessuno, onestamente, non lo auguro di prendere a nessuno il Covid, perché è una cosa veramente non bella, bruttissima. Quando si arriva qui si sa benissimo che grazie a loro, queste persone che per me sono formidabili, ti aiutano sia mentalmente e sia fisicamente, sei assistito in tutte le maniere, cercano di fare il possibile per tirarti fuori. Almeno io fino adesso vedo che andando avanti sto migliorando piano piano. La strada è lunga, però... È una malattia che non bisogna sottovalutare ed è una malattia importante e qui comunque, come ha detto il mio amico Mario, qua ti danno veramente una mano e gli infermieri sono molto bravi e ti curano dalla alla Z qualsiasi problema hai. Grazie a queste angele dal cielo mi hanno salvato la vita. Vero, vero. Mi hanno salvato. Forse se tutto va bene andrò a casa lunedì
però insomma diciamo che oggi ho fatto la mia bella prova di camminata e la saturazione è rimasta alta e sono contento, senza ossigeno, poi mi vado in bagno, mi lavo e faccio tutto senza ossigeno, lo tengo solo quando sono sul letto. Pur avendo più di 60 anni non avevo la più pallida idea cosa potesse essere un virus, una pandemia, per cui francamente ci sono state la spagnola, l'asiatica, ci sono state pandemie come la peste eccetera eccetera, ognuno finché non lo prova di persona pensa che sia una cosa che accade agli altri, questo di base. Su queste cose bisogna molto molto riflettere, non prendere la leggera. Io ho vissuto tutti e due, ho visto le persone che non sono arrivate a fine mese e che non hanno potuto pagare il mutuo, ma questo non toglie che bisogna cercare equilibrio fra le due cose, che altrimenti non se ne esce più, perché ci sono comunque un sacco di persone che sottovalutano o un problema o l'altro. E vi ripeto, il problema viene sottovalutato da chi sta in piazza, non da chi chiude, perché l'esercente che chiude è preoccupato e sa che non può dare da mangiare ai suoi figli, e poi lo viene a raccontare a me quando viene in ufficio e ha bisogno di un prestito e io non glielo posso dare. Insieme a mia moglie siamo titolari del Peyote Café, di Magenta. Racconterò la nostra storia. Mi chiamo Alessandro Candian, sono un docente professionista di sport da combattimento e preparazione atletica e sono il fondatore della Life Combat Academy di Abetegrasso. Sono nato e cresciuto e vivo ad Abetegrasso, dove ho deciso di aprire la mia realtà accademica. Quello che mi piace più del mio lavoro era trasmettere il mio entusiasmo per i prodotti che vendiamo ai clienti, renderli partecipe delle nostre nuove scoperte, fidelizzarli sulla qualità del prodotto, fargli assaporare quello che è la nostra passione proprio nel bicchiere o nell'evento che organizziamo. Al febbraio del 2020, purtroppo a causa della pandemia, ci siamo dovuti adattare a quelle che erano le disposizioni governative e abbiamo dovuto chiudere completamente. La prima pandemia è stata anche, tra virgolette, divertente per noi che non siamo mai a casa con la famiglia, che lavoriamo fino a tardi, che non abbiamo il tempo di poterci godere i figli la domenica mentre tutti gli altri lo fanno, anche perché la speranza che finisse da lì a poco era ancora viva. Poi ci siamo accorti che non era così, insomma, quella speranza si è tramutata un po' nel corso del tempo in disperazione. Speravamo in un settembre che ci desse la possibilità di recuperare tutto il tempo perso e salvare la nostra famiglia. A che poi è arrivata la nuova notizia della ulteriore chiusura forzata, che credo nessuno si pensasse 8 mesi di chiusura. Questi 8 mesi di chiusura oggettivamente ci hanno messo in ginocchio. Capisco bene quale potrebbe essere il problema di gestire una cosa così mondiale. Nessuno era pronto, né noi ristoratori né tantomeno il governo. Purtroppo le chiusure hanno implicato una mancanza di fatturato che non è stato adeguatamente, a mio avviso, risarcito. Ovviamente da ottobre, il 24 ottobre, a seguito dell'ulteriore chiusura, la situazione è veramente molto più drastica, con ristori praticamente nulli, spese continue e ovviamente con la difficoltà di cercare di trovare delle quadre con il proprietario, ad esempio in questo caso dello stabile,
le utenze che comunque ci sono e vanno saldate. Effettivamente non c'era un'informazione adeguata per poterci dire quanto durava, quando iniziavamo a riniziavamo a lavorare, si lavorava a singhiozzo, questo ci faceva buttare via un sacco di merce. Lunedì aprite, va bene, facciamo il carico e dopo due settimane ma chiusi un'altra volta, è la birra che si butta via. Questi sono soldi che a noi non ce li dà nessuno. Non si capisce il perché l'agonista può allenarsi e l'atleta di base non lo può fare. Questo da professionista del settore non lo capisco e non lo voglio comprendere, nel senso che con tutti i dovuti accorgimenti tutto si poteva fare e tutto si può fare, perché lo sport, tutti ben sanno che non è un'attività che crea contagi, anzi aiuta magari ad alzare le difese immunitarie, aiuta il benessere e quant'altro. Cosa che oggi invece riscontriamo avere dei problemi. Allievi che tornano al parco in sovrappeso, allievi, i giovani rinchiusi in casa senza poter neanche andare a scuola, con gli occhi spenti. La cosa più brutta è vedere un bambino con gli occhi spenti. Okay? Cercare di fargli tornare la voglia di fare, di vivere, che adesso sarà molto, molto difficile che riprendere. Poi fondamentalmente non c'è una tesi scientifica che dimostri che all'interno dei ristoranti gestiti come si deve o all'interno dei teatri gestiti come si deve ci sia questo grande contagio. Secondo me il contagio è l'ammassamento di persone sui mezzi pubblici che ne parlano ma non fanno niente e noi ci sentiamo un po' come capro espiatorio. Io ovviamente ho pensato sì, di chiudere perché i nostri numeri ad oggi sono di perdita di oltre il 100%. Io e mia moglie quest'anno abbiamo addirittura pensato di mollare tutto, di vendere, perché per la tristezza che ci hanno messo addosso, cioè mentre a maggio dell'anno scorso quando si era aperto sembrava una nuova inaugurazione, adesso si riapre ma mi hanno tolto l'entusiasmo, proprio queste cose qua mi hanno svuotato proprio dentro ed è una cosa brutta perché noi lavoriamo con l'entusiasmo, il nostro entusiasmo lo trasmettiamo ai clienti. Adesso, non so, vedremo quando si apre, ma attualmente mi hanno tolto l'entusiasmo del lavoro. Un collegamento in diretta pochi minuti dopo il termine della manifestazione dei ristoratori del Magentino scesi in piazza a Corbetta. Ora rivediamo tutte le immagini del pomeriggio. Si è svolta mercoledì sera a Corbetta la tanto attesa manifestazione dei ristoratori del Magentino, quasi un centinaio gli imprenditori presenti nel momento di massima affluenza alla protesta pacifica, svoltasi davanti al municipio di Corbetta dove la piazza pubblica è stata messa a disposizione da parte del sindaco Marco Ballarini, presente insieme ai commercianti per esprimere il suo sostegno. Tra i sindaci del territorio sono giunti a Corbetta, iniziativa in corso, anche il sindaco di Magenta Chiara Calati e il primo cittadino di Mesero Davide Garavaglia. I ristoratori, chiamati da più di una settimana all'appuntamento da Davide Valenti, titolare del Peyote Caffè di Magenta, e da Betty Cherry del ristorante Betty Cuore, sempre di Magenta, hanno rispettato al meglio possibile le misure anti-assembramento, anche nel pieno della manifestazione. Uno alla volta, con dei cartelloni in mano in cui chiedevano aiuto al sindaco Ballarini e dignità per il proprio lavoro, hanno raccontato le loro storie, il loro vissuto di questo ultimo anno, l'impossibilità di continuare nell'incertezza di misure dei DPCM che gli impediscono di programmare il futuro e, se non di tornare a lavorare a pieno regime, almeno di farlo in modo da poter mandare avanti le loro attività, sostenere le proprie famiglie e quelle dei loro dipendenti. Io e altri colleghi ci siamo organizzati per fare una manifestazione dove chiedevamo non sussidi, perché noi non siamo abituati a vivere di sussidi, siamo abituati a vivere di nostro lavoro, quindi chiedevamo di poter lavorare con magari dei protocolli più rigidi ma di poter, e dei controlli più rigidi ma di poter lavorare. Lì era un momento dove eravamo chiusi da un anno, alcune categorie commerciali hanno avuto pochissimi ristori e dovevano mantenere le famiglie, pagare le spese, i debiti. Ho incontrato alcuni rappresentanti di più che altro bar e ristoranti della zona, non solo di Corbetta,
che chiedevano di voler far sentire la loro voce in modo pacifico, in modo ordinato, e mi hanno chiesto una sorta di patrocinio, quantomeno umano, del sindaco, e di poter manifestare liberamente nel cortile comunale di Corbetta. Allora abbiamo fatto in modo che Corbetta, la città, fosse vicino a questa categoria che per più di un anno non ha potuto lavorare, non ha potuto mantenere le proprie famiglie, e insieme a loro abbiamo manifestato in modo ordinato, preciso, mantenendo le distanze, dicendo il nostro punto di vista e mandandolo poi alla stampa. È stato ripreso e, diciamo, da lì sono iniziate anche tante altre manifestazioni dei ristoratori, dei bar in tutta Italia, a dire la verità, che hanno portato forse a sensibilizzare maggiormente il governo su questa categoria che veramente non ce la faceva più. Indutex nasce più di 40 anni fa qui a Corbetta. Siamo un'azienda che fa indumenti di protezione nucleare, biologica e chimica. Negli anni siamo passati dalla semplice produzione di indumenti a protezione chimica di base a indumenti molto più complessi. Con i primi anni 2000 abbiamo introdotto anche quella che è la protezione biologica, che poi è servita proprio per affrontare quelle che sono le ultime sfide che sono state Ebola e che è stata soprattutto Covid-19 nell'ultimo anno e mezzo. Siamo un'azienda in forte espansione, abbiamo circa 1000 persone che lavorano con noi tra la sede di Corbetta e le sedi distaccate di produzione in Romania e Tunisia. Dalla fine del 2019 abbiamo iniziato a fare anche mascherine chirurgiche. Ovviamente quest'anno è stato un anno particolare, particolarmente impegnativo. Come azienda noi abbiamo fatto sia il nostro in produzione, come vendita e come servizio a chi era veramente in prima linea negli ospedali, nelle terapie intensive e quant'altro, ma abbiamo anche guardato a chi purtroppo aveva in quel momento perso il lavoro o non aveva modo di rimanere aperto come esercizi commerciali. Per cui ci siamo dati un moto di coscienza e abbiamo aiutato quelli che sono il comune, il territorio, in questo caso il comune di Corbetta, cercando di essere più vicini possibile a tutte quelle realtà che invece erano state colpite molto negativamente dal lockdown. Quindi abbiamo fatto delle donazioni al comune di Corbetta, abbiamo aiutato nella formazione dei pacchi alimentari. Insomma, abbiamo fatto il nostro contributo, come mi sembrava giusto che un'azienda del territorio che rimaneva aperta in quel periodo avesse il dovere morale di fare. Il momento più bello è quando finalmente siamo riusciti a far girare le linee di produzione come devono girare, e finalmente riuscivamo a vedere tutti quegli accumularsi di indumenti che non riuscivamo a consegnare, a sottigliarsi piano piano, fino ad arrivare finalmente a dire adesso ai clienti: se ordini questo tipo di indumento, questo indumento ce l'ho a magazzino. E quello è stato veramente il momento in cui ci siamo detti: va bene, alla luce in fondo al tunnel ci siamo, e ci siamo. Adesso ci auguriamo tutti che questa pandemia finisca in fretta, perché più passa il tempo, più le persone non riescono a tenere aperto, piuttosto che a lavorare, è sempre peggio. Iperteso.
amici di Astrapero, ha detto che non andava, perché faceva tracciato tutto quanto, ma non riuscivano a inviarlo. Il gerente. Così gerisce la pizza. Parabiago, 92 anni. Marco. Ciao, dopo. Ciao. Sei Chiara? Comitato volontario pronto soccorso di Arluno, è ormai ha 45 anni di storia, è nato nel 1976, è nato da fondatori, fondato da alcuni cittadini di Arlunesi. Il soccorso è cambiato tantissimo in questi 45 anni, si è arrivati fino ad oggi ad avere oltre 130 volontari, divisi su urgenze e su anche secondari. Il soccorso è cambiato tanto, adesso c'è una preparazione molto più evoluta, i nostri soccorritori volontari, dipendenti su urgenza hanno preparazione particolare e abbastanza impegnativa. La differenza è che la prima ondata è stata la novità, quindi non c'erano precedenti, eravamo un po' meno preparati, c'è stata magari un po' di confusione all'inizio, poi però abbiamo reagito bene. È cambiato un po' anche i tipi di soccorso che facevamo. Prima, soprattutto nei weekend, uscivamo su incidenti, quindi cadute, ubriachi anche, risse. Poi è cambiato, usciamo quindi su difficoltà respiratoria, gente anziana che stava male. E all'inizio non ero abituato anche a vedere persone anziane, tanti me lo dicevano, me l'hanno detto, ma anche a me è successo. Guardare gente che respirava male, faceva fatica a respirare, cioè guardare negli occhi che ti guardavano cercando aiuto. Questo è stato un po' il momento che fa parte del nostro soccorso, che siamo preparati a questo, avere gente che soffre purtroppo. Quando persone veramente che le vedevi che respiravano male, saturavano molto basso, sapevi che li portavi via e in effetti non sapevi se tornavano a casa. Quindi lasciamo i pareri lì proprio, che lasciamo la moglie magari anziana a casa e poi scoprivamo dopo, magari perché riusciamo a saperlo, che purtroppo sono morte. C'è stata molta risposta verso cittadinanza, ci sono state anche tante donazioni. In quel periodo lì eravamo in sede, ci arrivava magari la pizza, ci arrivava offerte, varie offerte di torte, cioè gente che ci pagava il caffè, ci pagava. Quella è stata una bella, bella cosa per noi, cioè, molto apprezzata dai volontari, sì. Cioè, abbiamo visto una risposta da parte della popolazione molto positiva.
Noi viviamo da un lato questa situazione virtuosa che è quella della medicina di gruppo, che vede quattro medici di medicina generale riuniti in convenzione che operano tutti nello stesso ambulatorio. Questo da un lato è virtuoso, dall'altro ha richiesto la necessità di essere gestito, e quindi senza i volontari noi qui avremmo dovuto chiudere il poliambulatorio, proprio perché per definizione, condividendo la sala d'attesa, non era possibile evitare gli assembramenti se non bloccando l'accesso. E quindi il numeroso gruppo di volontari che si è formato l'anno scorso nell'anno del Covid ha consentito di regolare gli ingressi e gli accessi e di consentire ai medici di medicina generale di poter continuare a lavorare. Ho preso al balzo l'appello del nostro sindaco quando ha chiesto ai cittadini di collaborare per aiutare, insomma, in questa situazione che si è andata a creare praticamente da un anno e mezzo fa. Sto coordinando il gruppo volontari che è partito in supporto alla Protezione Civile, partito il marzo del 2020. Forse la cosa positiva che ci ha lasciato è appunto questo spirito di condivisione e di mettersi al servizio degli altri cittadini, che sicuramente qualcuno dei volontari magari non aveva messo in conto, perché la vita era veloce, soprattutto per la popolazione più giovane, veloce, dinamica, e insomma avevamo i nostri volontari storici e saggi che pensavano a tutti. Ho scoperto, avendo ovviamente purtroppo anche più tempo a disposizione, ho scoperto un sacco di gente a Marcallo che si è data da fare insieme a me. I volontari probabilmente continueranno questa via, perché devo dire che è stato bello, insomma, in una situazione così brutta ci ha fatto vedere uno spiraglio di positività. Ci siamo anche uniti molto, si è formato un bel gruppo, e quindi penso e spero che continueremo anche magari anche per altri progetti. Vi spiegherò il danno che il Covid dà al polmone, che è il danno più importante e soprattutto più grave. In genere il paziente all'inizio presenta dei sintomi di tipo influenzale. Dopo la fase virale, che dura in genere 5-7 giorni, si presenta la fase detta della tempesta citochinica, cioè l'infiammazione prodotta dal nostro organismo determina dei danni soprattutto al polmone. E come vedete qui, da un attacco fatta ad un paziente con una grave insufficienza respiratoria, vedete queste zone bianche sul polmone, che sono non altro che una polmonite interstiziale. Da questa situazione vedete benissimo come si vedono i polmoni inzuppati a tutti gli effetti di sostanze infiammatorie, che determinano proprio un mancato scambio di ossigeno negli alveoli. Quindi il paziente ha l'affanno anche grave, perché non riesce con questa polmonite a ossigenare il sangue venoso. Il Covid-19 è generalmente una malattia acuta, e quindi il paziente più o meno grave poi guarisce e viene dimesso. In una percentuale di circa il 20-30%, il Covid può dare anche delle cicatrici, delle lesioni che si manifestano a distanza. Nei casi dei pazienti che hanno appunto la sindrome detta long Covid o post Covid, possono dare anche per molti mesi un impedimento al soggetto di eseguire le normali attività della vita quotidiana, come per esempio camminare o lavorare, perché al minimo movimento i pazienti hanno l'affanno. Nel post Covid un'altra problematica molto importante sono gli strascichi psicologici, cioè questi pazienti dopo
anche diversi mesi dall'evento acuto di Covid presentano la depressione, l'ansia, e si è visto che la problematica psicologica in questi pazienti, pur guariti dal punto di vista delle lesioni polmonari, danno veramente tanti problemi dal punto di vista della vita di relazione quotidiana. Riunioni Covid. Sono Silvia, doc. Pensi di sì. Le CG l'avevano, le CG da leggere forse. Le CG da leggere è già stato inviato? C'era anche un prelievo, l'avete già portato? Non lo so, Moira, c'era anche un prelievo da portare giù? No, l'ha già portato lui. Eva e CG. Dobbiamo prendere il sangue, lo zero negativo. Dal centro trasfusionale di Magenta hanno chiamato adesso. Decidere di fare l'infermiera risale oramai al 1981. Avrei un aneddoto: che dovevo andare a fare un colloquio di lavoro, non sono andata, d'altro genere, non sono andata di nascosto, sono andata a iscrivermi alla scuola infermieri professionali. Il motivo per cui ho fatto l'infermiera sinceramente non lo so dire, nel senso che è sempre stato un'aspirazione, ridendo dico che è stata Candy da piccola, però sono contenta del percorso che ho fatto e sinceramente, nonostante le difficoltà, lo rifarei. Niente, io ho scelto di fare l'infermiera anch'io oramai tanti anni, perché sono 39 anni, facevo già volontariato un po' per la parrocchia, un po' per altre associazioni di Milano. Ho sempre voluto fare l'infermiera e allora non c'era l'università, c'era il corso, 3 anni, e mi sono iscritta a 16 anni. Non so bene, forse perché comunque in famiglia anche mia mamma e i miei zii lavoravano in ospedale, quindi probabilmente è stato anche quello che aveva una predisposizione, non lo so. Comunque è sempre stato quello che avevo voluto fare e che fortunatamente sto facendo e ho fatto. Certo, non mi sarei mai immaginata di trovarmi in una pandemia così di queste dimensioni. Abbiamo vissuto l'AIDS, la tubercolosi, altre cose ne abbiamo viste, ma così, una pandemia così, no, sinceramente no. È stata un'esperienza diversa, nonostante oramai lavoro in ospedale da quasi 30 anni. Lavorare nel Covid è stato diverso. Quest'anno ci ha provato proprio dal punto di vista psicologico e umano per questi pazienti che erano veramente provati, perché l'ospedalizzazione, purtroppo vedere la morte in faccia a qualcuno, sono esperienze che veramente vengono anche a contrastare con la terapia e con tutto il decorso, diciamo. Diversi colleghi comunque hanno provato a affrontare la morte di pazienti, magari di 2 pazienti anche nel giro di mezz'ora, e questo li hanno segnati. A volte erano abituati a chiamarci anche col nome proprio, e invece così il paziente si trova una persona col camice che a volte ci chiedono: ma tu chi sei, come ti chiami? E quindi è difficile, veramente difficile. Siamo state anche investite un po' da quelle che sono le situazioni familiari particolari, e ci hanno toccato molto, ecco, ci ha toccato molto la morte, ma cerchiamo comunque, abbiamo cercato comunque di proseguire il nostro cammino, il nostro percorso nel migliore dei modi,
assistendo come facciamo da anni appunto. Purtroppo un anno così è stato dal punto di vista psicologico, anche perché siamo persone anche noi, e anche noi abbiamo avuto qualcuno di noi ha avuto dei lutti in famiglia a causa del coronavirus, e devi sempre lavorare, insomma è stato un po' pesantuccio, ecco, diciamo, speriamo in bene, ecco, perché che purtroppo vada nel migliore dei modi. Anche dal nostro punto di vista psicologico a volte sembra che di aver perso tutte le risorse, però devi continuare ad andare avanti. E poi la forza la danno i pazienti alla fine, perché sono loro che una buona parola ce l'hanno sempre, sono abbastanza, capiscono la situazione. Ma i ricordi più belli sono quando, che sono anche le emozioni che vivi ogni giorno, quando dopo tanto tempo i parenti e i pazienti magari si rivedono o attraverso una videochiamata, e già lì è un momento emozionante comunque. Oppure riescono a riabbracciarsi nel momento della dimissione, quindi quando li accompagna alla porta e vedono dopo tanto tempo il loro caro, quello è davvero un momento toccante, questo almeno secondo la mia opinione. Subito all'inizio, con una forte perspicacia, il personale sanitario della casa di riposo, dove ci sono 60 ospiti, ha deciso di autorinchiudersi all'interno della struttura, quindi gli infermieri, l'ASA, eccetera. Non tornavano a casa neanche a dormire queste persone, per fare in modo che non ci fosse passaggio interno esterno, per fare in modo di salvaguardare gli ospiti. E effettivamente durante la prima ondata, grazie a questa scelta veramente coraggiosa e difficile, perché è durata un bel po', nessuno dei 60 ospiti è stato contagiato dal virus. Sono riusciti a leggere subito la situazione, perché da subito, da febbraio, hanno vietato l'ingresso dei parenti per le visite, e sembrava una cosa fin troppo rigida, perché i tempi, sa com'è, non avevamo capito cosa fosse, si diceva ma sì, è una forte influenza, ma sì, è una cosa, non so se si ricorda, e invece poi è diventata una cosa molto grave, e devo dire che hanno fatto una scelta veramente coraggiosa e indirizzata nel verso giusto. La parte, diciamo, più dolorosa è stata quando nella seconda ondata purtroppo il virus è entrato nella casa di riposo, e lì a questo punto, inaspettatamente, era a settembre, si ricorda l'anno scorso durante l'estate c'è stata un po' una sorta di liberazione da tanti vincoli, e a settembre c'è stato un primo caso di persona positiva al che hanno preso praticamente quasi tutti, e lì ci sono stati anche dei decessi, e questa è una cosa. La sofferenza è stata lì, insomma, in quel momento lì, quel periodo in cui la casa di riposo, dopo quella prima scelta coraggiosa, bellissima, si è arrivati a questa situazione in cui addirittura ci sono stati decessi. Questo è veramente doloroso, sì. Ovviamente il ricordo più brutto è stato legato, sempre nella prima fase, alla questione dell'RSA. Non so se vuoi già parlarne, perché noi siamo andati ai TG nazionali perché siamo stati la prima RSA evacuata, perché oltre ad ammalarsi gli ospiti, si è ammalato la stragrande maggioranza del personale, per cui avevamo su 50 addetti tra medici, infermieri, ASA, OS, siamo arrivati a 5-6 persone in servizio, per cui hanno dovuto evacuare l'RSA e abbiamo avuto 22 persone che sono morte. Ma nel giro di pochissimo tempo, in 10-15 giorni, continuavano a suonare le campane, le campane da morto, no? Che segnalavano la morte di qualcuno, anche due volte al giorno ci chiamavano, si è morta un'altra persona, ma attenzione, altre due persone moriranno entro oggi, sono morte anche tre persone in una sola giornata. Nel giro di 10-15 giorni sono morte 22 persone all'RSA, in continuazione, non avevamo neanche posto al cimitero,
eravamo giù che dicevamo adesso arriva la gente, dove può andare, dove non può andare, e sono stati veramente quei giorni incredibili. Chiamavano i parenti delle persone dell'RSA, che cosa succede, cosa non succede. Mi ha chiamato anche la procura di Milano, perché quando hanno dato i dati, l'RSA ha 60 posti e 22 erano morti, 23 erano rimasti in struttura, gli altri erano evacuati. Nelle tabelle avevano messo 23 ospiti, 22 morti, per cui c'era la percentuale mortalità 99%, era uscito che non era vero. Ci hanno chiamato anche la procura di Milano per capire cosa stesse succedendo, che eravamo morti tutti. Io mi chiamo Riva Bambina e sono nata da Runo il 10 maggio del 1927, e io non ho saputo perché non facevano entrare i nostri parenti. E poi anche qui tanti ammalati e sono anche morti tante persone. Il giorno più brutto quando mi hanno portato a Pinerolo Po, che sul corriere che andava e non si fermava mai. Sono partita all'inizio di aprile e sono ritornata il 26 giugno, e poi quando mi hanno messo là non sapevo il perché, non mi hanno detto il perché mi portavano là. Ecco. Per i morti sì. È come la guerra, solo che non si sentiva gli spari, ecco, per uccidere le persone qua, invece la guerra gli spari si sentivano. Direi che un po' gli anni tristi per tutte le famiglie, guarda, chi ha le persone dentro morti e via. Un periodo molto triste per le certe persone, e comunque adesso sta passando, speriamo che vada meglio anche per noi, far entrare i nostri parenti, farsi coraggio e non rassegnazione, né mai, sempre coraggio bisogna avere, tanta pazienza. Soprattutto la pazienza. Il refettorio Non di Solo Pane, dedicato a Don Giuseppe Locatelli, nasce da un'esigenza della città per aiutare le famiglie, le persone che sono chiaramente in difficoltà. Da qui è partito questo progetto con un gruppo di responsabili che accorpavano una decina di volontari per creare appunto questa mensa e per fornire più un primo aiuto, che è quello del pane, che è quello del mangiare. Purtroppo con la pandemia tutto è cambiato, non si riesce più a far servizio al tavolo, ma si fa un servizio trasporto. I volontari sono cresciuti, perché chiaramente serve molta più gente, ma sono cresciuti purtroppo anche gli utenti. Ci siamo trovati ogni giorno con delle difficoltà, perché non sapevamo quante persone potessero arrivare tutte le sere, perché non ci sono delle prenotazioni, quindi magari arrivavano 200, 220, 230 persone. Allora come fare per essere pronti? Si cercava sempre di preparare il giorno prima e il mangiare per il giorno dopo. La parte più bella è vedere un po' la gioia negli occhi degli ospiti. A me piace molto scherzare con gli ospiti quando gli propongo cosa vogliono mangiare, perché abbiamo tante volte la fortuna di poterli fargli scegliere, del tipo magari abbiamo della pasta ragù piuttosto che dei ravioli al pesto o delle lasagne. Quindi il farli sentire un po' a casa, sicuramente il non far pesare la situazione, in modo che sul ridere e sullo scherzoso gli si dice cosa preferirebbero mangiare, sentire magari alcune volte se hanno delle esigenze in casa, se magari potrebbe mancargli del burro, dell'olio o farina, e cercare il giorno dopo di recuperare questi alimenti. La cosa più brutta invece è quando magari
arrivi a metà servizio e magari ti manca il latte e arriva una famiglia con dei bambini e dicono siamo in quattro con due bambini e non hai il latte da offrirgli. Lì ti rattristi un po' perché dici non è colpa tua, però sai che quella sera magari quella famiglia va a casa senza il latte. Fortunatamente fino ad oggi nessuno è mai andato via senza niente da mangiare. Purtroppo è vedere la coda tutti i giorni, nel senso che vuol dire che la società che crea queste cose, che permette queste cose, ha fallito. Non ci dovrebbero essere più code, nessuno più dovrebbe avere bisogno di queste cose. Devo dire un anno molto molto forte, ecco, poi i buoni spesa, per esempio l'emergenza alimentare è stata altissima, abbiamo visto comunque veramente lievitare, duplicare il numero di persone comunque che avevano bisogno di borse alimentari, quindi proprio di generi, diciamo, di prima necessità, e gli accessi ai buoni spesa sono stati veramente tanti. Ecco, noi diciamo sempre che il problema poi sarebbe stato anche la crisi economica. Allora, fin da subito, mi ricordo fin dal marzo 2020, abbiamo iniziato a dare contributi e pacchi alimentari alle famiglie per cercare di aiutare le nostre famiglie. Abbiamo dato forse 4-5 bonus diversi nell'ultimo anno e mezzo a famiglie con un solo genitore che lavorava, con entrambi i genitori che lavoravano, famiglie fragili. Ai commercianti abbiamo dato già un bonus, adesso ne daremo un altro, e abbiamo iniziato a consegnare 150 pacchi ad altrettante famiglie ogni mese. Effettivamente tante persone hanno perso il lavoro e venivano qua dal centro sociale, dagli assessori, da me. Io ho 150 curriculum di gente di Mesero e di gente del territorio che veniva qua a portare i curriculum, gente già che non lavorava o che ha perso il lavoro o che chiaramente non l'ha trovato durante l'anno della pandemia. Proprio settimana scorsa li ho consegnati, venivano qua perché chiaramente c'è stato l'insediamento di un nuovo polo logistico qua a Mesero vicino all'autostrada, e proprio poche settimane fa ho consegnato tutti questi curriculum all'amministratore delegato chiedendo di intervenire visto che c'era questa nuova possibilità. Sul lavoro tanta gente viene e io capisco la difficoltà mia o dei miei colleghi sindaci, cioè il comune non fa l'agenzia, dico non fa il collocamento, non è tra le nostre funzioni, non abbiamo neanche gli strumenti per cercare lavoro, non è tra quello che facciamo, ma ci mettiamo a fare anche da agenzia di collocamento, per cui se abbiamo delle realtà industriali, imprenditoriali, nuove soprattutto, facciamo di tutto per portare occupazione a gente del nostro territorio, senza stare a guardare che devono essere di Mesa, possono essere anche di tutti i comuni del territorio. Noi lavoriamo sempre insieme. Un tessuto sociale molto diverso al quale ci stiamo abituando, perché poi bisogna pensare al posto e quindi a pensare a quello che resterà e che dovrà succedere una volta finalmente finita la pandemia, ma con una ripartenza proprio economica e sociale che davvero è simile post bellica. Siamo tutti adesso un po' pronti a cercare di gestire quello che sarà dopo. Ecco, noi abbiamo stanziato, devo dire, quasi 1 milione di euro tra bonus e contributi e attività alle famiglie, oltre a quello che abbiamo stanziato per far ripartire la città. Abbiamo stanziato tanti soldi per far ripartire i lavori, cogliere questa occasione per investire nella ripartenza, per far lavorare il tessuto produttivo della nostra città, della nostra zona. Sicuramente ci sarà bisogno da parte degli enti, dallo Stato in primis, regioni ed enti locali, di intervenire per dare sostegno da qui in avanti a tante attività che oggi stanno soffrendo e hanno sofferto particolarmente.
Francesca Cerri, ho 18 anni e abito a Magenta. Negli ultimi quasi 2 anni ho frequentato la quarta e la quinta superiore in didattica a distanza. Mi chiamo Emanuele Pedroli, vivo a Bareggio e ho 18 anni. Il virus ci ha completamente bruciato l'opportunità di vivere appieno l'ultimo anno di scuola, anche perché l'abbiamo passato in DAD completa, siamo riusciti ad andare solo 2 settimane ad inizio settembre. All'inizio non si può dire che non eravamo, diciamo, un minimo contenti quando ci hanno detto che per 2 settimane non saremmo andati a scuola, anche perché noi dicevamo liceali in quarta e un pochino eravamo un po' contenti. Il problema poi è stato quando hanno iniziato a dire che non andremo per 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, poi la scuola l'abbiamo finita in DAD e quello è stato un grande dispiacere. A lungo andare ho risentito degli effetti che comunque la distanza sia dalla scuola e quindi dalla mia formazione educativa, ma anche dai miei compagni, dai rapporti che si creavano all'interno della scuola, sia con i professori che con il resto della classe. Sicuramente c'è stato un problema di relazionale con i ragazzi. La scuola si fa in presenza e la scuola è fatta di rapporti umani, è fatto di sguardi, è fatto di capacità di vedere nell'allievo se sta capendo, se sta ascoltando o se sta pensando ai fatti suoi. Questo purtroppo nella didattica a distanza non si è potuto verificare con puntualità. L'esperienza è stata un'esperienza nuova e come tutte le esperienze nuove, a mio avviso, ha richiesto uno spirito di adattamento notevole, sia da parte degli insegnanti ma anche da parte degli studenti. Noi abbiamo imparato, per esempio, a usare il computer e in modo abbastanza professionale e soprattutto a usare l'informatica applicata alla didattica, una cosa che probabilmente non avremmo fatto, soprattutto noi vecchi insegnanti. La didattica a distanza all'inizio è stata molto difficile tra noi professori con lo schermo in mezzo, anche perché molte volte la connessione non andava e veniva troncata a metà la lezione. Tuttora a volte succede, solo che in quinta è un po' più un problema rispetto all'anno scorso. Questi ultimi 2 anni di didattica a distanza sicuramente ci hanno allontanato sia dalla nostra formazione ma anche da quello che significa avere dei rapporti con gli altri. Io penso che in particolare, essendo stati gli ultimi 2 anni del mio percorso di scuole superiori, mi abbiano un po' tolto quello che poteva essere iniziare ad inserirmi magari nel mondo del lavoro per quanto riguarda il campo universitario. Anche il fatto che questi 2 anni, quasi 2 anni di Covid, ci abbiano bruciato questi ultimi anni di scuola
ci ha fatto un po' perdere il fatto di riflettere su noi e su quello che saremmo potuti diventare dopo la scuola, perché rimanendo a casa viene percepito tutto in modo molto più distaccato, mentre andando a scuola anche il fatto di dover scegliere l'università ti sprona sempre di più, anche incontrando compagni e riflettendo insieme. Anche per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro ne ha risentito molto, infatti è praticamente saltata per quanto riguarda gli studenti che hanno la mia età, e sicuramente questo non ci ha permesso di confrontarci con mondi diversi rispetto a quello che noi ricordavamo della scuola, che è diventata invece qualcosa come più lontano e distante sia da noi e anche dalle nostre famiglie, nonostante fossimo a casa, quindi sembrava fossimo più vicini, diciamo, alla scuola da casa nostra. In realtà io penso che sia stata molto più lontana rispetto a quanto eravamo abituati. Il Covid, che poi ha portato alla didattica a distanza, sicuramente ha tolto agli studenti qualcosa, diciamo non solo dal lato umano ma molto anche sul lato pratico e educativo, perché la scuola a distanza è completamente un'altra cosa. Quello che noi abbiamo fatto anche come Liceo Quasimodo è stato proprio quello di cercare di accogliere il più possibile chi ha avuto dei problemi. Moltissimi di noi sono venuti a scuola tutto il tempo perché c'erano degli alunni più fragili che avevano bisogno della presenza dell'insegnante. Sicuramente questa cosa ci ha responsabilizzato, perché ci ha fatto capire che siamo davvero gli unici a cui deve importare la nostra istruzione, la nostra formazione, dato che a casa nessun insegnante poteva obbligarci a presentarci a lezione e tantomeno a interrogarci, quindi dovevamo essere noi i primi a essere sinceri con noi stessi, in quanto ovviamente a casa avevamo molte più possibilità di imbrogliare o copiare, ma anche che nessuno davvero ci obbliga ad andare a scuola, e che è qualcosa di importante che dobbiamo fare per noi. Il fatto di studiare, cioè per esempio adesso che stiamo tornando a scuola fisicamente, implica anche per noi il fatto che adesso dobbiamo concentrarci sul serio. Prima invece era molto più, sì, la scuola, ma molto più sfocato, diciamo. Non nego che sicuramente è capitato in una situazione, in un'epoca in cui siamo stati più avvantaggiati, perché comunque mi tenevo costantemente in contatto con i miei compagni e con i miei amici, ma ancora di più ci siamo resi conto, penso, in questa situazione come il rapporto umano faccia a faccia sia molto più importante di quello via social. La preside ha ricevuto moltissimi genitori che parlavano di figli con crisi d'ansia, che sono state piuttosto numerose. Ecco, abbiamo cercato proprio di sopperire a quelli che potevano essere i problemi di questa didattica a distanza, sperando che nel futuro la scuola torni migliore di come quando l'abbiamo lasciata. Lorenzo De Cecchi, referente del Comune di Magenta per il Teatro Lirico. Noi abbiamo dovuto interrompere bruscamente le tre stagioni che erano già in programma, una stagione teatrale con gli spettacoli praticamente tutti esauriti, una stagione musicale con buona parte della platea assegnata in abbonamento e una stagione per le famiglie. Questo ha comportato un problema anche per riproporre gli spettacoli, perché bisogna tenere conto che soprattutto in ambito teatrale, ma anche per quanto riguarda le orchestre, molto spesso gli spettacoli vengono programmati con compagnie messe insieme ad hoc, quindi a un anno di distanza alcuni spettacoli o alcune orchestre non c'erano più, quindi abbiamo dovuto sostituirli. Ma soprattutto il problema grosso è stato dover chiudere una volta per poi riaprire a settembre-ottobre,
riprogrammare degli spettacoli che però poi sfortunatamente sono stati di nuovo sospesi e quindi abbiamo dovuto riprogrammarli per questa nuova apertura. È un teatro che ha visto appunto la chiusura di oltre un anno, sicuramente è stata un impatto forte. Forte per i cittadini che sono abituati a venire a teatro, che amano comunque passare i sabati sera a teatro, forte per il fatto di vederlo chiuso appunto e quindi di sentire mancare proprio in città questa presenza importante. A gestire un teatro chiuso ci si sente, devo dire personalmente, molto scoraggiati, pensando non tanto, devo dire, alla mia posizione personale, che fortunatamente è quella di dipendente pubblico del Comune di Magenta, ma pensando ai tanti artisti e tecnici che ho avuto l'occasione di conoscere in questi anni e dover sentire, per esempio, che dopo un po' di mesi di chiusura molti avevano cambiato lavoro o molti attori si erano messi a fare altri lavoretti per tirare avanti. Questo, devo dire, dal punto di vista personale è stato piuttosto toccante, proprio perché avevo conosciuto tante maestranze, tanti ragazzi che non vedevano per esempio l'ora di, mi ricordo un ragazzo in particolare che per la maggior parte del tempo lavorava per la stagione dell'Arena di Verona e quindi era tutto contento perché si stava avvicinando l'estate, quindi si stava avvicinando la stagione, e adesso ho saputo che ha dovuto inventarsi un altro lavoro perché purtroppo le stagioni non c'erano. Dal punto di vista delle compagnie e delle maestranze, devo dire, la cosa è molto toccante. Oggi questi vaccini danno un segnale forte di rinascita, di ripresa e di speranza. I ragazzi è un anno che non hanno una vita sociale all'esterno e non si poteva fare altrimenti. Questo vaccino ci dà speranza per iniziare presto una nuova vita anche per loro, ritornare all'esterno, poter riprendere una vita normale. Non molleremo la guardia, ma sicuramente la prospettiva da oggi è completamente rosea. Siamo contenti che hanno accettato di farcelo qua ai nostri ragazzi e praticamente anche per i genitori, così almeno siamo contenti, ecco. È stata un po' dura, perché anche portarli fuori così, meno male che c'era l'Anfas lì a Rosate dove mio Luca va. Siamo stanchi anche noi di questa pandemia qua, figuriamoci loro. Una cosa molto fondamentale è il fatto di poter fare la vaccinazione all'interno del centro. Questi ragazzi, se non avessero avuto la vostra disponibilità portandoli in ospedale, sarebbe stato veramente un problema grosso. Quindi oggi sono a casa loro con i loro interlocutori, con i loro amici, gli educatori di sempre, e questo è molto molto importante. Quindi grazie veramente.
avendo studiato da sempre i vaccini, essendo stato da sempre un epidemiologo, aver avuto la notizia che finalmente avevamo l'arma giusta e ideale per combattere, per sconfiggere questa pandemia è stata veramente una notizia importante. La cosa che mi aveva fatto veramente piacere era anche vedere nei miei collaboratori la voglia di entrare e di far parte di questo progetto di vaccinazione. Noi facciamo un orizzonte? Secondo me settimanale fino alla sì. metà di maggio. Sì. Sì, poi sì. man mano inseriamo queste persone sì. che devono fare sì. un minimo di inserimento, sì. Sì, sì. però poi per arrivare secondo me dopo la metà di maggio sì. a essere a regime. A regime con, completo. 82. Pronta la tessera secondo okay. che chiama il dottore, ok? Grazie. Allora com'è andata dopo la prima dose? Neanche un dolore, niente. Perfetto, è pronto per la seconda? Procediamo allora. Verrà richiamata per la seconda dose tra l'altro. Le daranno l'appuntamento adesso, firma così. La si accomodi pure dove le indica il collega professorino Giannis. Questa sera, dopo che ha fatto il vaccino, anche questo pomeriggio, metta subito il ghiaccio. E stasera la tachipirina. Nata ieri. Il momento più bello forse appunto la prima riapertura del teatro qua, visto che siamo in teatro, vedere le maestranze, gli artisti emozionati con le lacrime agli occhi, fa tornare le lacrime agli occhi anche a me. In un anno così difficile, contrassegnato dalla pandemia, momenti come questi sono momenti importanti perché ci fanno guardare avanti, ci danno tanta speranza.
si guarda al futuro, tutti questi vaccini che sono finalmente disponibili sul mercato, noi in particolar modo per quanto riguarda i vaccini facciamo dei prodotti apposta per la produzione dei farmaci e stiamo aspettando quindi anche le commesse per la produzione dei vaccini, con la speranza che riescano veramente a farci arrivare a un'immunità diffusa. Lo sguardo verso la fine del 2021 è ovviamente molto più positivo rispetto a quanto noi l'anno scorso vedevamo la fine del 2020. Il virus della terza ondata si sta depotenziando, però ancora dobbiamo stare molto molto accorti e molto molto attenti e non rilasciare la nostra speranza che liberi tutti vuol dire è finita. La situazione si cronicizzerà e spero che quando ci sarà veramente l'immunità di comunità la situazione veramente possa finire. Direi che sicuramente è un'esperienza che ci ha cambiato. Allora, gli insegnamenti secondo me sono più di uno. Una cosa che bisogna sicuramente pensare a tenere aggiornata, tenere in forza il nostro apparato sanitario. La seconda cosa è che dobbiamo stare uniti. Corbetta è stata una comunità, più di una comunità, l'ho sempre detto, è stata una famiglia e stando insieme siamo riusciti a superare insieme questo momento difficile. Io penso che il nostro atteggiamento sarà come quando i nonni che hanno vissuto la guerra ti hanno raccontato cosa hanno provato. Spero che raccontando quello che è successo sia una cosa talmente passata, talmente lontana, che una persona nuova, giovane, che non ha vissuto questa cosa non possa neanche immaginare quello che ci è successo. C'è un aspetto positivo di questa pandemia che ci ha fatto riscoprire imprenditori. Chi comunque penso faccia impresa, anche se se l'è dimenticato adesso, penso che quando è partito era bravo e esorto tutti i miei colleghi a riprovarci, perché se è un'impresa è perché sei stato bravo all'inizio e penso che sei bravo ancora adesso. Dover evitare l'altro ci ha fatto capire invece quanto sia importante stare con gli altri e anzi quanto la relazione con l'altro sia addirittura costitutiva della mia identità. Se tra 10 anni dovrò raccontare ai miei figli, sono piccoli per cui penso che non se lo ricorderanno, sarà un momento in cui ricorderemo che la libertà di andare in giro, la libertà di avere una compagnia di amici, di andare fuori a cena e di stare insieme alle persone anche care in un bel gruppo, non bisogna sempre darla per scontata, ma sono delle libertà che abbiamo dovuto reimparare a guadagnarci. E guarda che non è semplice rinunciare a una normalità che non davamo per scontata, né più né meno.